Buonasera a tutti dal Pala Corzoni. Ultima partita casalinga per la Virtus, che gioca oggi contro Domodossola in una sfida a salvezza. Ultimo appello per entrambe le squadre prima dell'ultimo turno, che succederà settimana prossima. Sono già in campo le squadre, classico quintetto per la Virtus con Lenardon, Nasello, Bianchi, Olleia e Bruno. E in campo per Domodossola ci sono Realini, Dalgo, Serroni, Bianconi, l'ex Virtus, e Tucci. Palla 2 vinta da Domodossola, che ora ci si possesso con Hidalgo. Palla per Realini, esce dai blocchi Serroni, si cerca il post basso di Tucci. Tucci se la vuole giocare, raddoppio buonissimo dalla difesa della Virtus, che recupera la palla con Nasello. Così è Leonardo che lancia subito lungo per Bruno. Bruno è raddoppiato, scarica bene per Olleia, c'è un fallo. Buonissima azione della Virtus con il lancio lungo di Lenardon e la sponda di Bruno, che è raddoppiato, ha pescato Olleia sotto canestro. Due tiri liberi per Gianmarco Olleia, con la possibilità di sbloccare il risultato. Due tiri liberi per Olleia. A segno il primo tiro libero di Gianmarco Olleia, sblocca il risultato, primo vantaggio Virtus. Sono passati meno di 30 secondi all'inizio della partita. È corto il secondo tiro libero di Olleia, 1-2, possesso Domodossola con Hidalgo, scarica per Tucci. Realini che scade ancora per Hidalgo, pick and roll, Hidalgo cerca dentro Tucci, lo trova, raddoppia ancora una volta, stoppata di Bruno, ma Tucci prende il rimbalzo, un'altra stoppata di Bruno, ma c'è un fallo fiscato all'arbitro sul tiro di Tucci, fiscato proprio a Bruno, che ha prima stoppato per due volte il lungo della Vina per Domodossola, e poi però ha commesso il fallo, quindi due tiri liberi anche per Domodossola. Vantaggio alla Virtus di un solo punto, è appena cominciata la partita. A segno il primo tiro libero di Tucci. Publio che prova a deconcentrare il tiratore, ma 2-2 per Tucci. 2-2 tiri liberi per Domodossola, solo 1-2 nel precedente viaggio di Gianmarco Olleia, che ora scarica per Nasello, palla per Lenardon, esce dal blocco Olleia che riceve in post basso, se la vuole giocare contro Realini. Olleia scarica per Bruno che prova il jumper e segna. Lorenzo Bruno segna il jumper, nuovo vantaggio Virtus, 3-2 il punteggio. Ora Hidalgo, ancora per Realini, Realini scarica per Bianconi, Bianconi che prova la tripla, è lunga, il ribalzo è toccato da Nasello, controllato da Lenardon, che ora può spingere. Lenardon prova la tripla in transizione e segna! Grande tripla di Simone Lenardon! Più 4 Virtus. Ora ancora Realini, prova a scuotere i soldi, Domodossola, Hidalgo riceve, gioca il pick and roll con Tucci, si butta in Tucci, buona palla di Hidalgo, schiacciata, indisturbata di Tucci. Lenardon in palleggio, mettiamo lo schema, doppio blocco alto, si butta dentro Nasello, ribattamento di Lenardon per Bianchi, prova ad attaccare, buona difesa però, Bianchi prova un tiro che gira sul ferro, ribalza di Bruno che sbaglia, e allora controlla Hidalgo che spinge il contropiede, ora palla per Bianconi, fuori per Serroni, si butta dentro Realini, la palla arriva sotto a Tucci che sbaglia, un appoggio semplicissimo, però prende il rimbalzo, sbaglia ancora, un altro rimbalzo per Tucci che sbaglia ancora, due rimbalzi offensivi per Tucci che rimane a terra dolorante, spinge la donna in contropiede, c'è il fallo fiscato a Bianconi, è rimasta a terra Tucci, speriamo non sia niente di grave, si rialza però Tucci. È riuscito nella precedente azione a prendere per due volte il rimbalzo offensivo, salvo poi sprecare ancora
lì da sotto con il cesso della difesa. Si rialza Tucci, è pronto a riprendere il gioco. Rimessa sarà per la Virtus dopo il fallo di Bianconi, grande ex di questa partita, 7 anni per lui nei giovanili della Virtus. Beh, c'è un cambio, esce appunto Tucci, che è evidentemente l'odorante, e entra il numero 4, poi numero 9, scusate, D'Andrea. Palla per Lenardon, ora che ribalta subito per Bianchi, che prova la tripla, ha messo il ritmo a Lenardon, sbaglia però, ribalza ancora di Bruno, che scaglia poi per Lenardon, salta sulla fine da Hidalgo, palla fuori per Bruno, che prova un altro jumper, sbaglia ma c'è un fallo ancora di Hidalgo. Buona presenza sotto tabelloni per Bruno, che ha già catturato diversi rimbalzi offensivi in questo inizio di gara, come del resto il diretto avversario Tucci nell'altra metà campo. Ora rimessa per la Virtus, riceve Bianchi, aspetta l'uscita dei blocchi di Lenardon, sale Bruno per il pick and roll, sputa Lenardon, si butta dentro Bruno, bellissima palla di Lenardon per Bruno che ribalta il lato ma legge tutto Serroni, recupera la palla, ora può spingere proprio Serroni, palla per Hidalgo, chiama il pick and roll con D'Andrea, Hidalgo si muove dietro al blocco, cambia la difesa virtussina, palla fuori per Bianconi, finta la tripla, ribalta ancora, palla è sporcata da Nasello che finisce fuori. Buona difesa della Virtus in questa situazione, che riuscì a venire fuori da una situazione spiacevole in cui restavo stretta al campo difensivo sul pick and roll. Rimessa per Domodossola con solo 9 secondi da giocare dei 24 a disposizione, ancora in vantaggio la Virtus 6-4, 6 minuti e 50 da giocare. Serroni si butta dentro, scarica fuori per D'Andrea, jumper da centrale, ha sbagliato, il rimbalzo di Nasello, palla per Lenardon, spinge la transizione, palla per Olleia che si butta dentro, poi è finta con la tripla e segna indisturbato 2 punti, Gianmarco Olleia, 8-4 Virtus, 6 minuti e mezzo da giocare nel primo quarto. Hidalgo ancora sfrutta il pick and roll D'Andrea, palla per Realini che si butta dentro, cerca ancora D'Andrea sotto. Buona difesa di Bruno, palla fuori per Realini che prova la tripla e segna. Realini, bella azione di Domodossola in questa situazione. 8-7, punteggio sempre in favore della Virtus. Lenardon in palleggio, il blocco di Bruno, scarica per Bianchi, finta la tripla, si butta dentro. Prova a cercare il passaggio per Bruno ma che non riceve. Realini può spingere, Hidalgo. Palleggio adesso il tiro, sbagliato, ribalza Lenardon. Che lancia Olleia, che prova il tiro, cadendo a terra, segna e subisce il fallo Gianmarco Olleia. Gran canestro per Olleia, già 5 punti per lui in questa partita, che riesce a segnare nonostante il fallo dell'avversario che lo sta facendo cadere a terra. Tiro libero aggiuntivo per Olleia, 10-7 il punteggio, ancora avanti la Virtus in questo primo quarto. Tiro libero aggiuntivo per Gianmarco Olleia. Fortissimo il tiro libero di Olleia. Non tocca neanche il ferro. Si riparte la rimessa per Domodossola. Affidata a Bianconi. Hidalgo ora. Chiamare lo schema. Più 3 Virtus. Hidalgo sfrutta il blocco di D'Andrea. Scarica fuori per Realini, contro Bianchi, attacca Realini, palla fuori per Serroni, prova la tripla, non tocca neanche il ferro, rimbalza e controlla da Bruno, Lenardon vuole spingere, palla lunga per Olleia, che prova ancora una volta il tiro, stavolta sbaglia, rimbalza Realini, ora Hidalgo, chiama la palla a gran voce Serroni, che ora riceve, è contro Bruno, mismatch per Serroni che vuole attaccare, è pronto Lenardon al doppio, si butta dentro Serroni ma pesta la linea di fondo. Buonissima difesa di Bruno, nonostante fosse stato costretto a difendere su un esterno. Rimessa Virtus con Nasello che riceve, consegna a Lenardon, palla per Nasello, blocco verticale per Lenardon che la riceve da Bruno, serie di blocchi per Nasello,
che poi c'è pick and roll, prova un attimo Leonardon e segna ancora una volta Leonardon, seconda tripla di serata, più 6 Virtus, 3-17 il punteggio. Poco meno di 5 minuti ancora da giocare nel primo quarto, da Leonardon capisce tutto, prova la rubata, non riesce a rubare la palla ma soltanto a intercettarla. Buona presenza difensiva però dimostrata da Leonardon, rimessa per Domodossola, Hidalgo che riceve, 14 secondi sul cronometro, Hidalgo prova la tripla e segna. Hidalgo riporta su a meno 3, risponde a Leonardone, Hidalgo e di nuovo meno 3 per Domodossola. Ora Leonardone sfrutta il blocco di Bruno, riblocco di Bruno, sputa dentro Leonardone che sbaglia il tiro, cerca il rimbalzo offensivo Bruno ma la palla è controllata da Andrea. Hidalgo che può correre, lancia Bianconi che è indisturbato, segna 2 punti, 13-12, sempre vantaggio Virtus, 4 minuti e 10 da giocare, Leonardone in palleggio per Bianchi, porta il blocco Bruno, Bianchi palla fuori per Nasello, Nasello che si butta dentro, palla fuori per Bruno che segna, buona azione della Virtus sull'asse dei lunghi, Nasello Bruno, nuovo più 3 per la Virtus, ora è Serroni, palla per Realini che sbaglia però la tripla, rimbalzo contro Nasello che spinge il contropiede, palla per Olleia che prova la tripla in transizione, non va la tripla di Olleia, comunque ci può stare in una situazione del genere. Hidalgo per Serroni, scambia ancora con Hidalgo, palla per Realini, pick and roll giocato dal play Domodossola che cerca da Andrea dentro, non si intendono i due, palla finisce sul fondo, rimessa Virtus e cambio per entrambe le squadre, entra forti per Domodossola al posto di Hidalgo e fa il suo esordio nella partita anche Gerlando Imbro al posto del capitano Federico Bianchi, più 3 Virtus, 15-12 il punteggio, 3 minuti e 20 da giocare nel primo quarto. Leonardone in palleggio, palla per Imbro appena entrato, si muove sui blocchi Leonardone che ora riceve, sale Bruno per il pick and roll, si butta dentro Bruno, molto frottata la difesa di Domodossola, prova ancora la tipa Leonardone, stavolta non va, rimbalza il controllato da Bianconi che spinge ora, ma è da solo contro 4 difensori virtusini, raddoppio e arriva la palla, però arriva ad Andrea che non sa cosa farsene, la consegna a Foti che chiama ora ad Andrea proprio per il pick and roll, palla per Serroni che prova la tripla, sbaglia, rimbalzo di Nasello ma c'è un fallo fiscato a Bruno, fallo fiscato a Bruno e rimessa per Domodossola, cambio per la Virtus, esce proprio Bruno che ha già 2 falli e entra Gabriele Mironi, Bianconi riceve sulla tripla, prova subito e segna la tripla, ci vuole direttamente la rimessa, Bianconi segna la tripla del pareggio, 15 pari, 2 minuti e mezzo da giocare, Leadon consegna ad Imbro che gioca il pick and roll, ribalta per Nasello che prova la tripla e segna, Ferdinando Nasello la tripla che riporta avanti la Virtus sul più 3, 18-15, 2 minuti e 10 da giocare, Serroni in palleggio sul blocco di Andrea, ribalta per Bianconi, chiama Bianconi ancora da Andrea per il blocco, si butta dentro da Andrea, palla per Serroni, Serroni che prova il tiro, buona difesa della Virtus, sta pescando il 24 ma palla recuperata da Leonardon che lancia il contropiede Imbro che non tira ma subisce il fallo di Bianconi, c'è, ha già inserito il bonus Domodossola quindi ci saranno 2 tiri per Imbro, ma intanto c'è un time out chiamato da coach Fioravanti dalla panchina di Domodossola, 18-15 il punteggio, 1 minuto e 52 secondi da giocare nel primo quarto. Buona la presenza offensiva della Virtus che riesce spesso a distendersi con i piedi con i lanci lunghi di Leonardon, soprattutto con Leia che ha trovato 4 dei suoi 5 punti, la situazione di contropiede primario che non riesce però
ad arginare in difesa i continui pick and roll dell'attacco di Domodossola, però già da tutti gli esterni continuamente con il centro, in questo caso è D'Andrea, prima era Tucci. Comunque sia, più 3 Virtus, poco meno di 2 minuti da giocare nel primo quarto, rientrano in campo le squadre. È rientrato intanto Tucci, che aveva lasciato il campo per un infortunio, al posto proprio di D'Andrea come centro. Cambia anche per la Virtus, è entrato Bonelli al posto di Leonardon per concludere questo primo quarto. 2 tiri liberi per Imbro, che segna il primo, porta la Virtus a più 4, 19-15. Secondo tiro libero per Gerland Imbro. A segno, 2-2 per Imbro, più 5 Virtus. Bianconi ora porta la palla, la consegna a Foti. La palla arriva a Banzini, che nel frattempo è entrato. Palla per Cerroni, che prova la tripla, sbaglia. Rebaccio contestato, ma controllato da Nasello, che lancia un lei al contropiede, che segna. Ancora 2 punti, come avevamo detto poco fa. Situazione di lancio lungo. E un lei si è fatto male, sempre pronto in questo inizio di partita. 22-15 il punteggio. Ora è Foti a giocare il pick and roll con Tucci. Bella palla di Foti. Tucci fa da sponda per Avanzini, che segna la tripla. Buona azione offensiva di Domodossola in questo caso, costretto la difesa della Virtus a rincorrere e a trovare una tripla aperta. Ora è Bonelli, si muove su blocchi Mirone, che riceve, se la vuole giocare un po' sbasso Mirone contro Tucci, un paio di palleggi, è pronto al raddoppio, Mirone si butta dentro, cerca il passaggio per Nasello, ma c'è infrazione di passi, fischia Mirone, che non si aspettava evidentemente il raddoppio, non ha saputo di cosa farsene del pallone in quella situazione. Palla persa per la Virtus, 52 secondi da giocare, Foti in palleggio. Si butta il pick and roll di Tucci, si butta dentro il lungo, palla fuori per Cerroni, che finta la tripla, si butta dentro, fallo. Fischiato, fallo fischiato a Mirone. Primo fallo per il centro virtussino, 2 tiri liberi per Cerroni. Qualche problema di falli questo primo quarto per i centri virtussini. Bruno, già con dei falli, è stato costretto ad uscire. Intanto segna il primo tiro libero Cerroni, e Mirone ha speso ora il suo primo fallo. Secondo tiro libero a segno, 2-2. Torna a meno 2 Domodossola, 22-20 il punteggio in favore della Virtus. Esce Bianconi, entra Petricca per quest'ultimo, 42 secondi da giocare nel primo quarto. Imbro riceve, chiama lo schema, palla per Nasello, fuori per Bonelli, si muove Imbro ma non riceve, allora riceve Olleia, ancora doppio blocco di uscita per Imbro, che stavolta riceve, si vuole giocare il pick and roll con Mirone. Imbro cerca Mirone sotto canestro, 3 secondi alla fine, 24, Mirone trova un gran canestro allo scadere dei 24, più 4 Virtus, 15 secondi da giocare. Foti in palleggio, vuole giocare il pick and roll con Tucci, lo fa infatti Foti, era doppio molto alto della Virtus, ma c'è un fallo fiscato a Bonelli, ancora non era in bonus la Virtus, buon fallo tutto sommato per Bonelli. 3 secondi da giocare, 3 secondi alla fine del primo quarto, cambia per la Virtus, esce Mirone, probabilmente per non fargli spendere il suo secondo fallo in questi ultimi 3 secondi da giocare. Rientra Bianchi, rimessa Domodossola, riceve Cerroni contro Bonelli, chiama la difesa, Nasello si butta dentro, Cerroni trova il canestro e il fallo, potenziale gioco da 3 punti per Cerroni. Non irresistibile per la verità la difesa della Virtus in questo frangente, che ha lasciato Cerroni indisturbato segnare allo scadere. È finito il primo quarto, finirà con il tiro libero di Cerroni.
che segna e completa il gioco da 3 punti. Finisce il primo quarto 24 Virtus, 23 Domodossola, soltanto un punto di vantaggio per i virtusini, che nonostante il buon gioco offensivo mostrato non hanno saputo arginare in difesa il buon attacco comunque costruito da Domodossola. Virtus che, come già detto in precedenza, riusciva molto bene soprattutto a distendersi in campo in contropiedi, ha trovato punti veloci soprattutto con Gianmarco Leia. Dall'altra parte però in difesa subito troppo di pick and roll di Tucci e di Foti, in precedenza Hidalgo, che hanno creato non solo situazioni di gioco a spallacanestro per i lunghi di Domodossola, ma anche triple aperte segnate in costanza in questo primo quarto dagli esterni di Domodossola. Ripetiamo il punteggio: 24 Virtus, 23 per Domodossola. Stanno rientrando in campo le squadre. Per la Virtus ci sono Bonelli, Nasello, Mirone e Imbro intanto sul parquet. Ma mancano ancora 50 secondi all'inizio del secondo quarto. Rientra anche Domodossola con Foti, Avanzini, Serroni, che tanto male ha fatto la Virtus in questo primo quarto. Rientra anche Tucci, rientra Gianmarco Leia, tutto pronto in questo secondo quarto tra Virtus e Domodossola. Soltanto un punto di vantaggio per il rosso-blu al time del primo quarto di gioco. Suona la sirena, inizia il secondo quarto con Bonelli che riceve non senza difficoltà. Ora è Imbro a ricevere, gioca il piccherò con Nasello e si butta dentro. Imbro contro Petrica, se la vuole giocare, palla però arriva a Nasello contro Tucci, si butta dentro Nasello, un paio di finte, palla dentro la testa per Olleia che sbaglia il tiro, prende il rimbalzo e segna Gianmarco Olleia. Di nuovo più 3 Virtus, 26-23. Tucci ora, ribaltamento per Serroni, ancora Foti, gioca il pick and roll con Tucci, si butta dentro Foti, palla fuori per Petrica. Ancora Foti in palleggio sul blocco di Petrica. Prova la tripla Foti, è lunga, il rimbalzo è toccato da Bonelli ma c'è un fallo di Bonelli. Fallo fischiato al play della Virtus. Probabilmente l'arbitro ha visto una qualche trattenuta. E rimessa per le Domodossola quindi con 14 secondi sul cronometro. Rimessa affidata da Vanzini. Palla per Foti, esce da blocchi Avanzini, esce anche Serroni che riceve, palla per Tucci, ancora per Foti, riceve Serroni, buona difesa di blocchi, però si lascia battere questa situazione. La palla finisce fuori, palla recuperata per la Virtus, sempre più 3, 9 minuti da giocare, il secondo quarto, Imbro in palleggio, palla per Nasello. Ora arriva, palla arriva Gianmarco Leia che cerca Mirone sotto, che si gira, finta il tiro, porta sotto Tucci, buon momento sul perno di Mirone che sbaglia il canestro, ma subisce il fallo. Poteva essere un buon gioco da 3 punti per Mirone, che aveva fatto un bellissimo movimento sulla linea di fondo disorientando Tucci, ma ha sbagliato il canestro e quindi ci stanno 2 triple per Mirone. Esce proprio Tucci, rientra da Andrea, stanno il cambio i lunghi di Domodossola, 2 tiri liberi per Mirone che Lunetta può dare, può allungare il vantaggio virtusino che ora è di soli 3 punti, 26-23. Segna il primo tiro libero Mirone, secondo tiro libero per il centro della Virtus che è lungo, 1 su 2 per Mirone, più 4 Virtus, 27-23 il punteggio. Foti in palleggio,
palla arriva a Serroni. Petricca. Ancora per Foti. Piccherò giocato con D'Andrea. Foti, buon ribaltamento per Petricca che prova la tripla con tanto spazio. Sbaglia Petricca, ma rimbalza di Avanzini. Contestato però Dannastello che sporca il tiro di Avanzini senza commettere fallo. La palla arriva a Imbrocchio, si butta dentro. Prova l'appoggio di sinistro e segna Gerrando Imbro. Più 6 Virtus, 29-23. 8 minuti e 10 da giocare nel secondo quarto. Foti scambia con Serroni, gioca il pick and roll poi, si butta dentro da Andrea, lasciato un po' probabilmente solo dalla difesa della Virtus, che difende molto alto sul pick and roll e la lasciamo un po' scoperta in questa situazione. Il lungo che rollava, ora è Imbro che gioca il pick and roll con Mirone, si butta dentro a Mirone che riceve, vuole fronteggiare Mirone, prende spalla a canestro, ora prova il tiro, sbaglia, la palla finisce fuori, tocca a secondo l'arbitro da Gianmarco Leia e quindi rimessa per Domodossola, doppio cambio per Domodossola, escono Serroni e Petricca e rientra Realini e poi si svolge una partita Orsini, il numero 8 che riceve in questo momento il suo primo pallone, si muove Realini, riceve da Andrea, palla per Poti. Si butta dentro da Andrea che riceve ancora una volta, è indisturbato da sotto e segna il canestro del meno 2, 29-27, sempre vantaggio Virtus, Bonelli in palleggio, doppio blocco alto, sceglie quello di Mirone, si butta dentro, scivola Bonelli, mantiene il possesso della palla, allora la affida a Nastello che si butta dentro, ma c'è un fallo fischiato sul palleggio ad Avanzini, primo fallo per Avanzini, rimessa Virtus. 7 minuti e 7 secondi da giocare, più Dovirtis, 29-27. Rientra in campo Simone Lenardon al posto di Bonelli. Rimessa per la Virtus con 14 secondi sul cronometro. 14 secondi per arrivare al tiro. Riceve Lenardon, blocco di Mirone che si butta dentro. Dibattamento per Olleia che prova la tripla e segna Gianmarco Olleia. Si dà la carica ai suoi. Più 5 Virtus, 32-27. Orsini ora riceve, esce la linea dai blocchi. Palla per D'Andrea. Arriva in blo, ma non riesce ad agganciare il pallone. Realini cerca sotto Avanzini contro Nasello che prova a sporcare il tiro, ma non ci riesce stavolta. E Avanzini segna di nuovo. Il meno 3 di Modosla. 32-29. 6 minuti e mezzo da giocare. Lenardon cerca ancora Olleia che stavolta si butta dentro, subisce il fallo, subisce il fallo di Orsini, cioè Marco Olleia, terzo fallo di squadra per Domodossola, primo fallo per Orsini, un solo fallo di squadra in questa parte per la Virtus che ora nuovamente 14 secondi per imbastire l'azione offensiva. Lenardon la rimessa, palla per Imbro. Smuove Lenardon sul blocco verticale di Nasello, prova la tripla però Imbro e segna senza ritmo Gerlando Imbro, prima del più 6, 35-29, 6 minuti e 10 da giocare. Poi ora scambia con Avanzini, la palla arriva a Realini che gioca il pick and roll, fuori per D'Andrea, palla ancora per Poti, gioca il pick and roll con D'Andrea, ribaltamento per Orsini che si butta dentro, palleggio resta il tiro per Orsini che segna di tabella. Più 4 Virtus, 5 minuti e 50 da giocare nel secondo quarto. Imbro, palla per Mirone, cerca Olleia sotto, Olleia prova il tiro ma la palla viene sporcata, Realini rimessa da fondo, rimessa da fondo per la Virtus, si incarica Lenardon. 15 secondi sul cronometro, serie di blocchi, riceve Imbro e consegna Lenardon, vuole giocare il picchero con Mirone, sale Menone per portare il blocco, ribattamento di Lenardon per Imbro che prova la tripla, stavolta è storto il tiro di Gerlando Imbro da 3 punti. La Foti può distendere sul contropiede ma c'è il fallo fiscato da Lenardon, primo fallo per Lenardon, secondo di squadra per la Virtus, rimessa nella campo offensiva per Domodossola, se ne incarica Orsini.
ricevere Foti. Si muove la lima, ruba la palla Gianmarco Lea, sul palleggio a Foti e sbaglia la schiacciata. Sbaglia la schiacciata da solo in campo aperto Gianmarco Lea. E allora Foti ora può attaccare il mismatch contro Mirone, prova la tripla, Foti sbaglia, ribalzo è toccato da D'Andrea, ma che ha commesso fallo su Gianmarco Lea. Cambio per la Virtus, esce proprio Gianmarco Lea, rientra Federico Bianchi, il pubblico applaude comunque Gianmarco Lea, non vuole far perdere la carica ai suoi giocatori nonostante la schiacciata sbagliata. Ora la palla persa dalla Virtus perché Bianchi non stava guardando il pallone che gli ha passato in bro, e proprio Bianchi a commettere fallo sul tiro di Rallini, ingenuità clamorosa della Virtus in questa situazione, che con il bro, scusate, che ha passato la palla a Bianchi che non si aspettava il passaggio, era appena entrato in campo Bianchi, e quindi palla persa molto banale della Virtus. Due tripli per Rallini che segna il primo, riporta Domodossola sul meno 3 a 5 minuti esatti dalla fine del secondo quarto. 2 su 2 di Rialini più 2 Virtus, 35-33. Ora Leonardon vuole giocare con calma questo possesso offensivo, Imbro a ricevere, piccherò con Merone, si butta dentro Imbro, arresto il tiro, canestro di Imbro dall'area suoi, gelando Imbro, l'ora più 4 la Virtus. Foti in palleggio, esce Orsini ma non riceve, riceve D'Andrea, ecco adesso la palla per Orsini, sotto per Bianconi, fuori per Rallini, la palla arriva dentro ad D'Andrea che sbaglia ma subisce il fallo di Mirone, secondo fallo di Mirone. Due tripli per D'Andrea, rientra Hidalgo per Domodossola, a uscire Foti. 4 minuti e 25 da giocare, più 4 Virtus, 37-33, 2 tiri liberi per D'Andrea sul palo di Mirone, a segno il primo tiro libero di D'Andrea. Qualche ingenuità della Virtus in questa metà del secondo quarto, sbaglia intanto il secondo D'Andrea, ribalza il controllo da Bianchi che consegna a Leonardon che vuole giocare con calma ancora una volta l'azione offensiva della Virtus. Riceve ancora Imbro, sale Mirone per il pick and roll, si butta dentro Mirone ma non riceve, riceve Nasello che ribalta per Leonardon, gioca il blocco, Bianchi cerca sotto Nasello, conta da Andrea, Nasello l'attacca, si butta dentro e segna in modo anche un po' rocambolesco, ma trova due punti Nasello, più 5 Virtus, 39-34. Ora Hidalgo in palleggio per Orsini che vuole attaccare Imbro, fa dei palleggi per Orsini che perde la maniglia, ruba la palla Bianchi, Leonardon finta la tripla, scaria per Imbro che la prova lui, sbaglia, forse c'era un fallo, l'arbitro non fischia, ma fischia adesso il fallo tecnico a Gelando Imbro, scaturito dalle proteste proprio di Imbro su presunto fallo sul suo tiro da tre di poco fa. Fallo tecnico per Gelando Imbro, il suo primo in questa partita. Tiro libero affidato a Rialini che sbaglia però il tiro libero del tecnico, rimane invariato il punteggio 39-34 Virtus, 3 minuti e 38 da giocare nel secondo quarto. Gelando Imbro continua ancora qualcosa a ridire all'arbitro, possesso Domodossola, Hidalgo in palleggio, chiama lo schema, riceve Bianconi, palla per Serroni, Serroni ancora per il numero 1 in questo momento, ora Bianconi prova la tripla step back, sbaglia, ribalzo contro la Mirone, non ha fatto così male questo fallo tecnico, lo ce l'hanno Imbro. Allora Leonardon pesca Nasello in angolo, si butta dentro Nasello, scarica per Bianchi, la palla ancora per Nasello contro Bianconi, se vuole giocare un po' spasso Nasello, si gira un paio di volte sul pelo Nasello, scarica a Mirone,
Ancora anche lui che gira sul penna, prova il tiro Mirone, ma corto, il rimbalzo di Dago, e ora può spingere contro piedi, c'è un fallo. Fallo fiscato a Mirone. È il suo terzo della partita. Hidalgo che è riuscito a far vedere molto bene il contatto, che grazie alla sua reazione è sembrato più violento di quanto fosse in realtà. Comunque sia, buona sua salita per la Virtus, due tiri liberi per Hidalgo che sbaglia il primo, sempre più 5 Virtus, 39-34, 3 minuti da giocare, 0 su 2 di Hidalgo. E ora possesso Virtus con Lenardon supera metà campo con segna bianchi, palla per Nasello che ribalta per Lenardon, palla sotto per Bianchi in post passo, se la vuole giocare si gira Bianchi, palla fuori per Imbro, attacca sul fondo, 5 secondi, 3 Lenardon sul carico Imbro, sbaglia Lenardon ma rimbalza, è toccato da Nasello, c'è un fallo fiscato a Serroni. Buona presenza al rimbalzo offensivo di Nasello che ora andrà in lunetta per due tiri liberi perché ha esaurito il bonus Domodossola così come la Virtus. Si andrà in lunetta su tutti i falli di questi ultimi 2 minuti e 33 secondi nel secondo quarto. A segno il primo tiro libero di Nasello, riporta la Virtus a più 6. 2 su 2, più 7 Virtus, 41-34, Hidalgo e palleggio, scarica per Serroni, marcato da Embro, palla per Realini, attacca al fondo Realini, fuori per Serroni, Hidalgo, attacca Bianchi, palla fuori, ancora per Serroni, palleggio resta il tiro di Serroni, che entra con l'aiuto del ferro. Vuole correre però la Virtus con Lenardon che lancia subito Nasello che non controlla, però riesce a mantenere il possesso. Lenardon gioca il pick and roll con Nasello. Nasello ora è un po' spasso, ma Hidalgo se la vuole giocare, un mismatch. Buon ribattamento di Nasello per Imbro che prova la tripla e segna Gerlando Imbro, un'altra tripla per lui, un'altra tripla per la Virtus. 44-36 il punteggio, 1 minuto e 45 da giocare. Hidalgo in palleggio per Realini, si butta dentro Tucci che nel frattempo è rientrato, c'è un fallo fiscale a Lenardon, due tiri liberi per Tucci, rientra Orsini, esce Serroni, cambia anche per la Virtus, entra Nepi che fa il suo esordio nella partita, esce Nasello, basta il quintetto con Spraccagni. 1 minuto e 39 da giocare nel secondo quarto, 44 Virtus, 36 Domodossola, due tiri liberi per Tucci che ha subito il pallone di Lenardon e quindi andrà in lunetta, primo tiro libero lungo, non ha tirato bene i tiri liberi in questo secondo quarto Domodossola. È lungo il primo tiro libero di Tucci che ora cerca la concentrazione per il secondo tiro libero che stavolta va a segno, più 7 Virtus, 44-37, 1 minuto e 35 da giocare, nella donna in palleggio si muove Mirone che ora porta il blocco. Triple Lenardon, a segno Simone Lenardon, fuori dagli schemi, triple del più 10, 1 minuto e 15 da giocare, più 10 Virtus, Orsini riceve, palla per Realini e ora cerca ancora sotto Tucci ma c'è un fallo, fallo fiscato a Gerlando Imbro, saranno nuovamente due tiri liberi per Tucci, c'è un cambio per Domodossola. Esce Bianconi, rientra Petricca, 1 minuto e 8 secondi da giocare, più 10 Virtus, 47-37, due tiri liberi ancora una volta per Tucci che si ritrova spesso a ricevere la palla sotto canestro,
dal pick and roll che gioca costantemente con gli esterni di Domodossola. Astegno il primo tiro libero di Tucci. Si posizionano i giocatori virtusini al rimbalzo. Torna a meno 9 Domodossola, poi può tornare anche a meno 8 con il secondo tiro libero, di Tucci. 2 su 2 di Tucci, più 8 Virtus, 47-39, 1 minuto e 5 secondi da giocare nel secondo quarto. Lenardon, blocco dei bianchi, si apre Mirone, consegna Imbro, blocca sul fondo Mirone, palla per bianchi, ribaltamento per Nepi che attacca, si butta dentro Nepi, subisce il fallo. Da subito mostra le sue qualità Nepi, che si butta dietro e trova un fallo, trova le due tre libere Alessandro Nepi. Ora cambia per la Virtus, rientra Gianmarco Leia, esce Imbro, due tre liberi per Nepi a 47 secondi dalla fine del secondo quarto. Primo tiro libero per Nepi, a segno. Assegno il primo libero di Nepi. Due su due per Nepi, di nuovo più 10 Virtus, 49-39, 47 secondi da giocare. Rientra Nasello, esce Mironi che ha tre falli. Hidalgo in palleggio. Blocco di Tucci che riceve l'alley-oop di Hidalgo e schiaccia. Bella azione stavolta di Domodossola, che ha accolto e preparata la difesa di Virtusina. Più 8 Virtus, 27 secondi da giocare. Nasello in palleggio, consegna Olleia. Sai Nasello per il pick and roll, gioca con Lenardone, che prova la tripla. Sbaglia stavolta Lenardone, ma il rimbalzo sale altissimo Nepi. E c'è un fallo. Fallo fischiato a Tucci. Grande rimbalzo offensivo di Nepi, che ha saltato ben sopra il centro di Domodossola, nonostante lui sia una guardia. Gran gesto atletico di Nepi, si guadagna due tiri liberi a 16 secondi dalla fine. 49 Virtus, 41 Domodossola. Nepi che è entrato a 1 minuto e 40 dalla fine del secondo quarto, ma ha avuto un buonissimo impatto offensivo per la Virtus. È riuscito a tirare fuori le castagne dal fuoco in ben due situazioni. Esce Tucci, rientra da Andrea per questi ultimi 16 secondi. Due tiri liberi per Nepi. Segna il primo Nepi. Di nuovo più 9 Virtus. Due su due di Nepi, 4 su 4 totale, time out chiamato dalla panchina di Domodossola. 16 secondi da giocare in questo secondo quarto, più 10 Virtus, 51-41. Virtus che è riuscita a creare il divario in questo secondo quarto, nonostante qualche imprecisione, qualche palla persa banale. Fallo tecnico fischiato ad Imbro, e comunque riuscita a mantenere la testa sulla partita e a portarsi 10 lunghezze di vantaggio con il 4 su 4 di Nepi nelle ultime due azioni. Rientrano al campo le squadre, 16 secondi da giocare. Rientra in campo Domodossola, rientra in campo anche la Virtus, rimessa da fondo per Domodossola. Entra anche Mugnaini per questi ultimi 16 secondi per la Virtus. Petrica, Mosea ad Andrea, Hidalgo ora, 10 secondi alla fine del secondo quarto. Hidalgo in palleggio,
Vuole giocare il pick and roll con Andrea, ma la palla è rubata ancora una volta da Nepi. 3 secondi alla fine. Nepi deve provare il tiro. All'ultimo secondo sbaglia Nepi. La tripla ben oltre l'arco dei 3 punti. Più 10 Virtus, si chiude così il secondo quarto. 51 a 41. Finisce così il secondo quarto. Buona Virtus che chiude a più 10 a metà gara. Eccoci di nuovo dal Pala Corzoni, più 10 Virtus, 51 a 41 il punteggio. Virtus che ha fatto vedere buone cose in attacco, soprattutto nel secondo quarto. Segnare 51 punti in 2 quarti non è costato da poco, aiutato soprattutto dal 7 su 13 da 3 punti, 53% totale, che grazie soprattutto alle 3 triple di Nardone, 2 di Imbro, che hanno permesso di uscire spesso da situazioni spiacevoli in cui Domodossola è rientrata nel punteggio fino anche a meno 2. E soprattutto buono l'impatto dei giocatori della panchina, partirà in Nepi, è entrato negli ultimi 2 minuti del secondo quarto ed è riuscito a segnare 4 punti su 4 liberi che si è guadagnato grazie alla sua presenza sotto canestro al rimbalzo. Ora c'è qualche problema al cronometro e quindi gli arbitri stanno provvedendo a ristabilire il punteggio. Sono già in campo le squadre, sono Lenardon, Olleia, Bruno e Nasello in campo della Virtus. Bruno che ha già 2 falli, con già 2 falli nel primo quarto è stato costretto ad uscire, è stato rimpiazzato da Mirone che ha giocato una buona gara nonostante 3 falli. In campo anche il capitano Federico Bianchi per la Virtus. Dentro anche il giocatore di Domodossola, ci sono Foti, Serroni, Realini, Bianconi e Tucci, e scusate, D'Andrea per questo inizio del terzo quarto, che comincia con una buona difesa della Virtus che costringe Realini a sbattere la palla sui piedi di Federico Bianchi. Riceve ora Bianconi, primo possesso del terzo quarto gestito da Foti per Domodossola. Si muove su blocchi Serroni che riceve pick and roll con Bianconi, si butta dentro Bianconi, buona difesa di Olleia. Foti per Bianconi, palla fuori per Realini, avrebbe spazio per la tripla, preferisce buttarsi dentro e trova 2 punti Realini. Primi 2 punti della seconda metà di partita, più 8 Virtus. Ora è Bruno che consegna il Nasello, palla per Lenardon, sale per il blocco Bruno, si butta dentro, Lenardon pesca Bianchi in angolo e attacca il ferro, consegna a Bruno che segna 2 punti. Buona giocata di Bianchi che ha consegnato 2 punti a Bruno, che si è fatto trovare pronto sotto canestro. Ora Foti, cavare pick and roll con D'Andrea, palla per Realini che prova la tripla, sbaglia, rimbalzo controllato da Bruno, buona presenza sotto i tabelloni di Bruno. Verdon, palla fuori per Olleia, dentro per Bruno, ancora fuori per Nasello, passaggio per Olleia un po' impreciso, attacca Gianmarco Olleia, si butta dentro, sbaglia il tiro. Il rimbalzo è di Serroni, palla per D'Andrea, palla esce fuori, ma c'è un fallo offensivo, fallo in attacco fischiato a Serroni. Palla recuperata Virtus, sempre più 10, 53 a 43, 8 minuti e mezzo da giocare. Rimessa Virtus da Bianchi, Nasello consegna a Lenardon, sopra la metà del campo in palleggio Lenardon, palla per Olleia, ribaltamento per Lenardon tramite Nasello,
Olè sotto canestro, come dicevi, si gira, tira, buon movimento, sbaglia il canestro però, sbaglia il tiro però, Olleia. E ora Serroni, palla per Bianconi, in angolo, da solo, segna la tripla, Bianconi, tripla del meno 7 per Domodossola. Ora Leonardoni in palleggio, sfrutta il piccolo lato di Bruno, si butta dentro Bruno, Leonardoni, ribaltamento per Olleia, mette per il posto, prova la tripla, sballa Olleia, ma c'è un fallo fischiato al rimbalzo a lungo di Domodossola da Andrea a danni di Bruno. Secondo fallo per D'Andrea, rimessa Virtus, riceve Bianchi, blocco verticale per Leonardon che riceve ora, sale Bruno per portare il pick and roll, 8 secondi alla fine dei 24, Bianchi prova la tripla e segna il capitano Federico Bianchi, segna la tripla di nuovo più 10 Virtus, 56-46 il punteggio. Bianconi in palleggio, vuole attaccare Nasello, fa una buona difesa Nasello, c'è il fallo però fiscato, fiscava Nasello, fiscava Bianchi, scusate, secondo fallo per Bianchi, sembrava infatti legale la difesa di Nasello. Palla per Serroni, palla arriva a Foti, Foti chiama D'Andrea per il pick and roll, attacca Foti, tiro, ma prende il palo, ma c'è il rimbalzo D'Andrea che corregge il bruttissimo tiro di Foti e segna due punti. Bianchi in palleggio, esce Olleia che riceve, si muove Bruno sotto, ma riceve Leonardon che prova la tripla, sbaglia la tripla stavolta Leonardon, Foti può correre in transizione, palla per Cerroni, scambia ancora con Foti, gioca il pick and roll con D'Andrea, buona sponda di Reallini per D'Andrea che segna e subisce il fallo, si arrabbia Bianchi con i compagni per questa difesa un po' troppo semplice, in effetti il pick and roll giocato con la sponda concesso a Domodossola, esce Leonardon, rientra Bonelli, trio libero aggiuntivo per D'Andrea, entra anche Imbro, esce Bianchi, 6 minuti e 40 da giocare nel terzo quarto, 56 Virtus, 50 Domodossola, è tornato sotto col punteggio e può accorciare ancora con il tiro libero aggiuntivo di D'Andrea che sbaglia però, quindi rimane a più 6 la Virtus. Bonelli ora chiama lo schema, vuole ragionare, palla per Nasello, si apre Bruno per il ribaltamento, riceve Bonelli, palla per Imbro, riceve con un po' di difficoltà Imbro, ribalta però la palla per Bonelli, Bonelli che attacca il centro dell'area e subisce il fallo, subisce il fallo di Bianconi, terzo fallo di squadra per Domodossola in questa parte, terzo fallo personale anche per Corrado Bianconi, due tiri liberi per Bonelli, sbaglia il primo Bonelli, è una novità per lui, 0 su 2 di Bonelli, 0 su 2 della Virtus e quindi Domodossola che può gestire ancora il possesso offensivo con Serroni, palla per Reallini, vuole attaccare sul fondo, buonissima difesa di Olleia, Reallini allora, palla dentro la schiena sul pick and roll di D'Andrea, D'Andrea arrivatamente per Serroni che attacca al centro contro Imbro, ma c'è un fallo in attacco, ancora una volta fallo in attacco di Serroni, lo guarda male l'arbitro, esce intanto Serroni, rientra Orsini per Domodossola, qualche protesta dalla panchina della Virtus perché una situazione simile non sono dovuto, era stato dato un fallo tecnico a Gellando Imbro, comunque sia quarto fallo di Serroni e palla recuperata dalla Virtus, 6 minuti da giocare nel terzo quarto, 56-50 più 6 Virtus,
Olley ha superato metà campo in palleggio, insieme a Nasello, palla per Bonelli. Cerca sotto Olley, ma la palla è sporcata da Realini che per poco non recupera addirittura il possesso. Rimessa però è della Virtus, se ne carica Bonelli. La palla è per Nasello. Nasello vuole giocarsi la spalla a canestro contro Bianconi. Prova in angolo in Brock, però è chiuso. In Brock prova lo stesso la tripla e segna! Gran tripla di Gerlando in Brock. Torna più 9 la Virtus. A 5 minuti e mezzo. Ora è Bianconi che ribalta la palla per Foti, prova la tripla, sbaglia, rimbalza di Imbro che vuole correre, lancia Nasello, la palla però è un po' imprecisa, tocca soltanto Nasello, non controlla, palla persa Virtus, applaude comunque, coach Braccagni, perché era una buona idea quella di Imbro di lanciare in contropiede Nasello. Più 9 Virtus, 59-50, 5 minuti e 15 da giocare. Foti in palleggio, scambia con Realini che prova la tripla, sbaglia, rimbalza ancora una volta di Bruno. Bonelli in palleggio, si muove sul blocco di Bruno, ora porta un pick and roll a Nasello, ma la palla è rubata da Realini sul passaggio di Olley per Nasello. Va Realini, stoppata di Gianmarco Olley, considerata però fallosa dall'arbitro e quindi fallo per Gianmarco Olley, terzo fallo di squadra per la Virtus, secondo personale per Olley, due tiri liberi per Realini, esce Bianconi, intanto rientra Petricca, più 9 Virtus, come già detto in precedenza, due tiri liberi per Realini che ha rubato il pallone, ha anticipato il passaggio di Olley per Nasello, sbaglia intanto il primo tiro libero Realini che si è lanciato il contropiede, ha subito il fallo, segna il secondo Realini, torna a meno 8 Domodossola, 5-9-5-1 il punteggio in favore della Virtus. Ora è Nasello sulla pressione di Petricca, consegna a Bonelli, Bonelli batte il diretto avversario, si butta dentro, subisce il fallo però Foti, primo fallo dei Foti, è in bonus però Domodossola, quindi due tiri liberi per Bonelli, ancora lungo il tiro libero di Bonelli, 0 su 3 in questo terzo quarto, segna finalmente Bonelli il tiro libero, esce Foti, rientra Hidalgo. Ancora più 9 Virtus, 4 minuti e 36, ha usato il bonus Domodossola, quindi saranno tiri liberi. Su ogni fallo a danni dei Virtusini, ora è Dago in palleggio, scambia con Petricca. Realini, ancora per Dago che si butta dentro, palla per Orsini che batte Bonelli, palleggio al resto del tiro di Orsini, sbaglia, tocca in bro. A rimbalzo ma non controlla perché voleva lanciare Olley in contropiede, Hidalgo trova Orsini da solo, trova la tripla, non prende neanche il ferro Orsini, 5 secondi alla fine 24, Petricca non si accorge che stanno per scadere 24, ora sì, prova la tripla, sbaglia, il rimbalzo però di Andrea che sbaglia anche lui però il tiro e quindi Bruno controlla finalmente il rimbalzo per la Virtus e consegna a Bonelli per gestire la zona offensiva. Bonelli si butta dentro, scarico fuori per Nasello, Imbro ancora in palleggio ma subisce il fallo di Petricca e allora due tiri liberi per Gerlando Imbro, 60 Virtus, 51 Domodossola, due tiri liberi per Gerlando Imbro a 3 minuti e 40 dalla fine del terzo quarto. Assegna il primo libero di Imbro, assegna anche il secondo, 2 su 2 di Gerlando Imbro, cambia per Domodossola, esce Realini, rientra Avanzini, più 11 Virtus, 62-51, Hidalgo scambia proprio con Avanzini, appena entrato,
Si sporca il pallone Olleia e guadagna la rimessa. Grande giocata di Gianmarco Olleia che ha guadagnato la rimessa. Sulla pressione su Avanzini, appena entrato. Ancora la palla recuperata per la Virtus, ancora 3 minuti e mezzo in questo terzo quarto. Bonelli sale per il piccolo Nasello, prova l'attimo però Bonelli che è corta. Orsini controlla il rimbalzo, consegna Hidalgo. D'Andrea, ribaltamento per Avanzini, ancora Hidalgo. Piccherò con D'Andrea, palla fuori per Avanzini, contro Bonelli, D'Andrea riceve contro Leia, un po' spasso, palla fuori per Petricca, l'ha doppiato ora sulla pressione di Nasello, D'Andrea sulla buona difesa di Olleia, si tuffa Olleia, recupera il pallone, la palla è controllata da Nasello, grande difesa di Gianmarco Olleia, Nasello dall'altra parte, si butta dentro, scarica fuori, prova la tripla Nasello, è storta, non prende neanche il ferro. Buona azione comunque per la Virtus, sia difensiva che offensiva. Ora Hidalgo, scambia con Orsini. Riceve con Hidalgo, gioca il picchero con D'Andrea. Palla in angolo per Avanzini che prova la tripla e segna stavolta. Avanzini segna la tripla. Più 8 Virtus, 62 a 54. 2 minuti e 20 da giocare. Bonelli in palleggio. Aspetta l'uscita di Imbro. Che ora riceve, si butta dentro Bruno, prova il jumper Bruno, sbaglia, buona azione comunque da Virtus che sta costruendo molto bene l'attacco ma non sta raccogliendo i frutti. Hidalgo, il palleggio, lasciava solo, prova la tripla Hidalgo, sbaglia, il rimbalzo toccato e controllato da Imbro, che ora consegna a Bonelli che vuole giocare con calma. Bonelli attacca, uno contro uno, fallo. C'è un fallo fiscato a Hidalgo. Cambia intanto, rientra Tucci, esce D'Andrea per Domodossola, due tiri liberi per Bonelli. Due tiri liberi per Bonelli, la terza volta è l'unità per lui in questo terzo quarto. È corto stavolta il libero di Bonelli. A segno il secondo per Bonelli, ancora uno su due per il pre-Virtusino che dà il più 9 alla Virtus. Hidalgo in palleggio, c'è un fallo fiscato a Olleia. Quarto fallo di squadra per la Virtus che esaurisce così il bonus. Terzo fallo per Olleia, cambia per la Virtus, esce Bruno, rientra Mirone. Rimessa in zona offensiva per Domodossola, riceve Orsini, pick and roll con Tucci, si butta dentro Tucci che riceve, ma c'è fallo in attacco ancora una volta di Tucci, ancora un fallo in attacco in questo terzo quarto per Domodossola. C'è Nepi sul cubo dei cambi, esce Olleia, rientra Alessandro Nepi. Ancora un pallone recuperato dalla Virtus su un fallo offensivo fischiato ai danni di Domodossola e quindi più 9 ancora per la Virtus, 63-54, 1 minuto e 37 da giocare nel terzo quarto. Rimessa dal fondo campo per la Virtus, Imbro per Bonelli. Si muove Nepi, esce dai blocchi e riceve in punta, vuole attaccare Nepi, si butta dentro, scarico per Melone che commette però infrazione dei passi, palla persa per la Virtus in questa occasione, c'è da asciugare il campo. 1 minuto e 22 da giocare, ancora più 9 per la Virtus. Palla per Hidalgo, possesso Domodossola, Orsini, scarica per Avanzini, Hidalgo la vuole giocare il pick and roll con Tucci, palla fuori per Petricca che prova la tripla, sbaglia, il balzo di Bonelli,
che vuole giocare con calma però. Porta il piccherò il Mirone, si butta dentro Bonelli che cerca lo scarico per Nepi, ma è un po' impreciso il passaggio di Bonelli. Ancora una palla aperta per la Virtus, 57 secondi alla fine del terzo quarto. Possesso Domodossola, due palle perse consecutive per la Virtus in questo finale di quarto. Hidalgo in palleggio, piccherò con Tucci, si butta dentro Tucci, la palla è ribaltata per Petricca, riceve ora il lungo di Domodossola, palla per Avanzini. Hidalgo si butta dentro, scarica per Luci che sbaglia l'appoggio, viene stoppato poi da Mirone. Stoppata di Mirone. E ora Virtus in attacco. Bonelli esce dai blocchi, Imbro che riceve, Ricciola arresta il tiro di Imbro, sbagliato, rimasto soltanto toccato da Nasello, ma è controllato da Orsini che affida Hidalgo. 17 secondi alla fine, ultimo possesso di questo quarto per Domodossola. Sempre più 9 Virtus, Hidalgo in palleggio, blocco di Tucci, tripla di Hidalgo, a segno. 5 secondi alla fine, Bonelli riceve, dovrà tirare Bonelli, il tiro sbaglia e finisce qui il terzo quarto, 63 Virtus, 57 Domodossola. Accorciato Domodossola in questo quarto, soprattutto sul finire di quarto, sfruttando qualche imprecisione di troppo dell'attacco virtussino che ha perso qualche palla banalmente, e ha approfittato Domodossola con l'ultima tripla di Dago per riportarsi sul meno 6, 63-57. Vittes che comunque ha fatto vedere delle buone cose offensivamente, non ha però, come già detto in precedenza, raccolto quello che ha seminato, perché nonostante il buon gioco il canestro non è arrivato con continuità, cosa che invece ha fatto Domodossola soprattutto nel finire di quarto, ed è per questo che torna sotto nel punteggio. Rientrano in campo le squadre, c'è Domodossola con Orsini, Avanzini, Petricca, Hidalgo che ha segnato la tripla che ha chiuso il terzo quarto, e Tucci che si sta rivelando una spina nel fianco nella difesa virtussina, perché con i suoi tagli profondi sul pick and roll riesce spesso a ricevere imbeccato bene da compagni e a fare male la difesa virtussina, che sia un tiro con un extra pass per i tiratori sull'arco. Vedete la Virtus con Leonardo, Imbro, Olleia, Nasello e Bruno, sta per cominciare il quarto quarto di questa partita, di questa ultima partita casalinga per la Virtus. 63-57 il punteggio nel quale comincia il quarto quarto di questa partita. Riceve Leonardo, comincia l'ultimo quarto. Imbro riceve, affida a Nasello, Nasello spalla a canestro, se la vuole giocare, scivola Nasello, fallo in attacco, fallo in attacco fiscato a Nasello. Prima azione per la Virtus, prima palla persa, possesso Domodossola, Hidalgo in palleggio, supera la metà campo, palleggio ha insistito per Hidalgo e aspetta che esca qualcuno ai blocchi, esce ora Orsini, consegna a Petricca, ancora Orsini, fuori per Petricca che controlla male il pallone, Orsini tira da tre punti e segna Orsini, torna a meno 3 Domodossola, 63-60. Palleggio in pro per Leonardo, arriva a portare il blocco Bruno, si butta dentro Bruno, prova il tiro, sbaglia, prende il rimbalzo però Bruno, la palla è recuperata da Domodossola,
a Pazzini, per Hidalgo, per Chiodolcon d'Andrea, palla fuori per Orsini che attacca ancora sulla linea di fondo, palla fuori per Hidalgo che vuole attaccare ancora una volta, palla per Petricca, una finta, fa saltare il difensore, prova la tipa Petricca e segna due triple consecutive per Domodossola in questo inizio di quarto e di nuovo parità al Palacorzoni sul 63 a 63, passai di 9-0 aperto da Domodossola tra la fine del, secondo, del terzo quarto, l'inizio del quarto. Ora in attacco la Virtus con Lenardon, 6 secondi da giocare, vuole giocarsi l'uno contro uno, Lenardon finta la tripla, un passo, prova il tiro, la palla non tocca neanche il ferro, momento di difficoltà per la Virtus, 8 minuti da giocare, 63 pari, Virtus che aveva toccato nel terzo quarto anche il più 11, Hidalgo, che rock con Andrea, si butta dietro da Andrea, prova il tiro di Hidalgo, sbaglia, rimbalzo, è toccato da Bruno, toccato anche da Embro, la palla finisce fuori, rimessa per Domodossola, 14 secondi, prova il tiro subito però Petricca, non prende neanche il ferro, la palla è controllata da Bruno che però non controlla per la pressione di Hidalgo e quindi ancora un possesso di 24 secondi stavolta per Domodossola, rimessa affidata a Vanzini, riceve Orsini per Hidalgo, può giocare ancora il pick and roll che tanto male ha fatto la Virtus, si butta dentro Petricca, buona difesa stavolta di Olleia, della Virtus in generale, si butta dentro Lenardon, preferisce lasciare però ancora a palleggio assistito di Lenardon, c'è un fallo, fallo fiscale a Petricca, rientra Mirone, esce Bruno, rientra anche Bianconi per Petricca, per Domodossola. Rimessa a metà campo offensiva per la Virtus, Lenardon per Imbro, gioca il pick and roll con Mirone, scarico per Nasello, Lenardon in palleggio contro Hidalgo, vuole attaccare il fondo, una finta, scambia con Nasello, ancora in palleggio Lenardon, ora è contro Bianconi, lo vuole attaccare, si butta dentro Lenardon, sbaglia il tiro ma subisce il fallo Simone Lenardon, due tiri liberi per il play della Virtus che riusciva a trovare il meglio possibile in una situazione del genere, due triple per Lenardon, ancora 63 pari il punteggio, sbloccata la parità ora dal tiro libero di Lenardon, due su due di Lenardon, di nuovo più due Virtus a 7 minuti e 10 dalla fine della partita, Hidalgo in palleggio, attacca subito Lenardon, Hidalgo, Lenardon d'esperienza, tocca il pallone e rimessa al fondo per Domodossola con 13 secondi sul cronometro di 24, esce Orsini ma a ricevere è da Andrea che consegna Hidalgo per giocare il solito pick and roll, c'è da Andrea contro Embro, vuole attaccare però Hidalgo, si butta dentro, palla per Avanzini, il tiro è a due punti ma non è entrato, palla controllata da Embro, Lenardon in palleggio, blocco di Mirone, si butta dentro Mirone, la palla è per Olleia che cerca proprio Mirone, ora riceve, spalla a canestro, si butta dentro, bel movimento di Mirone e bel canestro di Gabriele Mirone, più 4 Virtus, 67-63, Bianconi per Orsini, ancora Bianconi, scambia con Avanzini, buona difesa di Olleia, riceve Hidalgo, la palla è toccata da Lenardon che ruba il pallone, finisce però fuori, buona difesa della Virtus,
che lascia ora soltanto 5 secondi per l'azione offensiva di Domodossola. Rientra Foti, esce Dalgo per sempre Domodossola. Secondi per andare al tiro per Domodossola, riceve Bianconi, anticipato però Dall'Asello che fa carambolare il pallone sul corpo di Bianconi e recupera il pallone. Grande difesa della Virtus, grande difesa di Nasello che è riuscito in una situazione del genere a far cadere la palla su Bianconi e quindi possesso Virtus a 6 minuti e 5 dalla fine. 7 più 4 per la Virtus, Leonardoni in palleggio, paio di finte, paio di cambi di mano, palla per Imbro che vuole attaccare contro Orsini, provati per Imbro e segna Gerardo Imbro, grande tripla, più 7 Virtus, 70-63. Ora è Orsini a gestire il possesso, palla per Bianconi contro Nasello, buona difesa di Nasello, Avanzini prova la tripla, sbaglia, il rimbalzo di Melone. Palla per Leonardoni che vuole giocare, palla per Olleia, Nasello, la palla torna nelle mani di Leonardoni, attacca ancora Leonardoni, palla per Nasello, scarico per Olleia, extra pest cercato ma non trovato da Gianmarco Olleia che si trova la palla tra le mani, palla per Nasello che trova due punti, trova due punti Nasello, time out chiamata da coach Fioravanti. 72 Virtus, 63 Domodossola. Grande reazione dei virtussini che non si sono lasciati intimoriti dal parziale costruito tra la fine del terzo e l'inizio del quarto quarto da Domodossola che dal meno 11 era tornata alla parità a quota 63. Da quel momento però parziale di 9-0 per la Virtus costruito grazie a delle buone scelte, buone canestre in attacco, ma soprattutto da una buona difesa che come sempre aiuta le squadre a trovare poi anche il canestro e il ritmo offensivamente. Si rientra in campo, rientra anche Serroni che nei primi due quarti ha fatto pentola e coperchi offensivamente parlando per Domodossola, gravato però di 4 falli. Premessa per Domodossola, 5 minuti e 11 secondi da giocare. Foti in palleggio, la palla arriva a Serroni, Bianconi porta il pick and roll su Foti che deraglia però aiuto molto alto di Melone che commette fallo, qualche protesta da parte della panchina e di Melone stesso. Rientra Tucci per Domodossola al posto di Andrea, secondo fallo di squadra della Virtus così come due sono i falli di squadra di Domodossola. Rivista laterale per Domodossola, attacca Serroni, palla fuori per Foti, ancora Serroni, buona stavolta l'aiuto di Mirone e non fa l'uso, palla per Bianconi che prova la tripla contestato da Olleia, sbaglia la tripla, palla è toccata a Mirone, controllata da Leonardoni, possesso offensivo Virtus, palla per Imbro che si beve il difensore, cerca Nasello, si butta dentro Nasello, palla fuori per Olleia che prova la tripla, sbaglia la tripla Olleia, comunque era un tiro che si doveva prendere. Bianconi consegnato con Avanzini, palla per Foti, pick and roll giocato con Tucci, palla di Foti per Serroni, palleggia il resto il tiro di Serroni, è lungo, rimbalzo per di Avanzini, poi c'è un'inflazione dei passi, l'arbitro non fischia, la palla è toccata però da Tucci. Nasello che controllava il rimbalzo mentre stava cadendo
l'ha fatto carambolare su Tucci, la palla finiva fuori, possesso Virtus, 3 minuti e 55 da giocare in questo quarto, l'ultimo quarto, 72 Virtus, 63 Domodossola, ancora più 9 la Virtus, si asciuga il campo, grande difesa della Virtus ancora una volta in questa occasione. Lenardon in palleggio, si schiera a zona per la prima volta in questa partita Domodossola. Ora Imbro in palleggio per Lenardon, attacca Lenardon, palla per Olleia dall'angolo, da solo, prova la tripla, sbaglia Olleia ma c'è un fallo al rimbalzo fischiato a Tucci su Pirone, rimessa da fondo, quinto fallo per Tucci che è costretto a lasciare il campo, rientra da Andrea, 24 secondi per la Virtus che doveva attaccare, 14 secondi scusate, stavo corretto ora il cronometro, che doveva attaccare sulla zona 2-3 proposta a Domodossola, riceve Nasello, palla fuori per Olleia, ancora per Imbro, finta il tiro, palla per Nasello, da solo, da tre, sbaglia ancora una volta la tripla Nasello, poi si può correre in contropiede, Realini che è rientrato nel frattempo, palla per Bianconi, fallo fischiato a Nasello, secondo fallo per Nasello, rimessa Domodossola, 3 minuti e 15 da giocare, più 9 Virtus, 72-63, si apre da Andrea, riceve, consegna a Foti, esce da blocchi Realini che prova la tripla, sbaglia, rimbalzo quella di Bianconi, contro Olleia, subisce il fallo Bianconi, fallo di Gianmarco Olleia, 2 tiri per Bianconi, quarto fallo di Olleia, 3 minuti e 5 da giocare, esaurisce il bonus la Virtus, assegna il primo libero di Bianconi che cerca la concentrazione per il secondo tiro libero, assegna anche questo, 2 su 2 di Bianconi, più 7 Virtus, 72-65, 3 minuti da giocare, qualche difficoltà nel superare a metà campo sulla pressione molto alta di Domodossola, ora Lenardon, Olleia, palla ancora per Lenardon, sale Merone per il pick and roll alto, Lenardon prova la tripla che gira sul ferro ma esce, c'è un fallo fischiato a Gianmarco Olleia che sbatte la testa sul parquet, quinto fallo entrato di Olleia che però in questo momento è ancora a terra, entra in campo il medico della Virtus ma si rialza Olleia tra gli applausi del pubblico, esce Olleia, rientra Alessandro Nepi, 2 minuti e 39 secondi alla fine della partita, 72 Virtus, 65 Domodossola, più 7 per la Virtus, 2 tiri liberi per Bianconi perché come già detto la Virtus ha salito il bonus, assegna anche questo tiro libero per Bianconi, ancora 2 su 2 per Bianconi che riporta il suo sul meno 5, pressione alta ora di Domodossola, Imbro per Nepi, palla per Lenardon che deve superare la metà campo e lo fa con un passaggio per Nasello che riconsegna a Lenardon, ancora zona 2-3 proposta da Domodossola in questo finale di partita, palleggio per Imbro, si muove dentro Nasello che riceve un paio di finte, Nasello prova il tiro sbilanciato, sbaglia Foti, spinge la transizione perché Roli d'Andrea riceve Serroni,
scambia con D'Andrea che prova il jumper, sbaglia, salta il rimbalzo di Nerdon, 2 minuti da giocare, ancora più 5 Virtus, bro, palleggio, sulla pressione di Foti, riceve Nepi, ancora Nepi, sale il pick and roll, Nasello, riceve Mironi sul gomito, prova ad attaccare, una finta di Mironi, bel movimento, sbaglia il tiro, prende il rimbalzo, sbaglia ancora un tiro, non c'è fallo, dice l'arbitro, corre il contropiede Domodossola con Foti, rientra però prontamente la Virtus, sale D'Andrea per il pick and roll, Realini si butta dentro, palla per D'Andrea, sporca da Leardon che recupera il pallone per un secondo però, perché poi la palla finisce fuori, 1 minuto e 22 alla fine della partita, ancora più 5 per la Virtus, 72 a 67. Steve ancora una volta a sciogliere il campo. Virtus che con Lenardone è andata vicinissima a recuperare anche questo pallone, che è scivolato però dalle mani del play virtusino. Ed è finito fuori, rimessa per Domodossola. Riceve D'Andrea, palla per Poti. Esce dai blocchi Serroni, Realini, ancora Serroni, che scadono però i 24 secondi senza che nessuno dell'attacco di Domodossola se ne accorga. Buona difesa della Virtus. Si schiera ancora per la pressione alta Domodossola, ma c'è un time out chiamato stavolta dal coach Braccagni. 1 minuto e 11 secondi, ancora più 5 Virtus, che dovrà lottarci fino a fondo anche questi 2 punti in palio stasera contro Domodossola, che è riuscita nuovamente a rientrare dopo l'allungo della Virtus che è ritornata a più 9, ora è a meno 5 Domodossola, con Gianmarco Lea costretto a uscire per 5 falli e la zona schierata da coach per avanti ha dato già frutti in questi ultimi 3 minuti, infatti la Virtus è riuscita a trovare con difficoltà il canestro, soprattutto dato dal fatto che è stata una zona schierata soltanto in questo finale di partita, mai utilizzata per tutti gli altri minuti della partita. Come detto, rientrano in campo le squadre, rimessa nella metà campo offensiva per la Virtus, Virtus in campo con lo stesso quintetto, Lenardon, Imbro, Nepi, Nasello e Mironi. Si muove Lenardon e riceve il pallone, 1 minuto e 10 più 5 Virtus, Nardone in palleggio, ora torna a uomo Domodossola, palla per Nasello che si muove, Nepi, la tripla di Nepi, a segno Alessandro Nepi, grande tripla, ora corre in attacco però Domodossola, Serroni prova la tripla e risponde subito a Nepi, 52 secondi da giocare, Serroni risponde a Nepi, ancora più 5 Virtus però, c'è un fallo su Nepi ma ancora non ha salito il bonus, lo fa soltanto ora Domodossola, quindi sarà ancora rimessa per la Virtus, 49 secondi alla fine, 75 Virtus, 70 Domodossola, riceve Lenardon sulla pressione di Serroni, si schiera a zona ancora Domodossola, palleggia Nardon, vuole rallentare il ritmo, sale Mironi per il pick and roll, si butta dentro Nardon che sbaglia ma rimbalzo è controllato da Mironi che vuole tirare, prova il tiro, sbaglia Mironi, 24 secondi alla fine, corre Domodossola, Serroni prova la tripla, sbaglia, rimbalzo di Nasello, fallo di Bianconi, 16 secondi alla fine, fallo sistematico per Domodossola, quinto fallo di Bianconi che è costretto a lasciare il campo,
due tiri liberi per Ferdinando Lasello. Tutto al piede del pubblico, al palla Cozzoni per questi ultimi 16 secondi di quella che il pubblico virtusino spera sia l'ultima partita casalinga della Virtus. Segna intanto Lasello, il primo tiro libero, 76-70, torna più 6 la Virtus, più 7 con il 2 su 2 di Lasello. Time out chiamato dalla panchina di Domodossola. Coach Ferravanti vuole giocarsi tutte le carte a disposizione questo finale di gara per provare a rientrare. Virtus 77 Domodossola con 16 secondi da giocare, successo che porterebbe la Virtus a quota 26 punti, lasciando Domodossola a 20. Tutto in piedi il pubblico della Virtus a cantare. 16 secondi rimasti in questa partita. Buona Virtus, soprattutto offensivamente, ma anche difensivamente in questo ultimi minuti di partita. Ora rimangono 16 secondi da giocarsi, da lottarsi per portare a casa il successo. Rimessa nella metà campo offensiva per Domodossola. Palla per Zerroni che riceve, prova subito la tripla, ma c'è, sbaglia, ma c'è il fallo fiscato a Lasello e quindi 3 tiri liberi per Zerroni. È andato a contrastare il tiro Lasello e nell'inerzia ha colpito Zerroni, che ha anche cercato per la verità il contatto. Comunque sia, 3 tiri liberi per Zerroni. Va a segno con il primo, torna a meno 6 Domodossola, meno 5 con il secondo tiro libero a segno. Sbaglia il terzo, 13 secondi alla fine, palla per Nepi che scappa dal fallo sistematico, che arriva però proprio di Serroni, è il suo quinto. 10 secondi alla fine, più 5 Virtus, 77-72. Due tiri liberi per Alessandro Nepi, molto importanti nell'economia di questa partita. Entra Orsini al posto di Serroni, che come detto ha commesso 5 falli con l'ultimo appena speso. Assegno il primo libero di Nepi nel silenzio assoluto del Pala Corzoni. Due su due di Alessandro Nepi, freddissimo, ridà il più 7 alla Virtus, 79-72, 10 secondi da giocare, ancora time out per Domodossola e vuole costruire un tiro veloce, una tripla per avere ancora qualche chance di portare a casa questa partita, che sembra però già sui binari della Virtus. Più 7 a 10 secondi dalla fine, poche parole di coach Braccagna ai suoi, che rientrano subito in campo. Stanno per rientrare anche i ragazzi di coach Ferravanti, sta ancora disegnando lo schema. Dieci secondi alla fine, più 7 Virtus, bonus esaurito per entrambe le squadre. Rimessa ancora una volta in attacco. Orsini consegna a Realini che prova subito la tripla, sbaglia Realini, il rimbalzo di Imbro, non fa fallo Domodossola, finisce qui la partita, risuona la verbena. Thank you.
tra gli spalti del Pala Corzoni. Finisce così, 79 Virtus, 72 Domodossola. Grande vittoria per la Virtus, ancora una volta in casa. Ancora una volta una vittoria molto importante che porta la Virtus a quota 26 punti in classifica, in attesa di risultati dagli altri campi, e condanna Domodossola a giocarsi il tutto per tutto all'ultima giornata contro Pino Firenze per la retrocessione diretta. Virtus che invece spera ancora nella salvezza senza passare neanche la playout. Finisce qui la partita, quella che tutti i tifosi della Virtus sperano sia l'ultima partita casalinga, che vorrebbe dire niente playout da giocare. Vince la Virtus 79 a 72.